Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Lo siete mai fatti un giro in bicicletta per Orbetello? Io sì. Andiamo va. E allora un po' più bardati, ma sempre pronti. La conquista di Orbetello. E oggi però ci facciamo il giro del Lindario. E poi se avanza tempo si va anche a vedere i fenicotteri. Si avanza tempo. Abbiamo trovato sto posticino qua. Adesso andiamo a vedere cosa contiene. Avete mai fatto un giretto in bicicletta per Porto Santo Stefano? Io sì. Lo dico, raga, dallo zio Marco cosa vi trova. Cosa vi trova? Anche con una mano sola, che si fa? Sali? No, si va dritto. Tanto vediamo di non perdersi, che già sai. Salendo un po' la civiltà. Ma che roba. Isola del Giglio. Calette che ci abbiamo, ancora andare tanto lontano. E se prosegue, andiamo va. Oggettiva andate al campo. Non dico non dico nulla. Solo che è gratis. Trovo un cartello, strada dei somari. Che faccio? Non ci vado? Ci vado sì. Vediamo se si trovano i somari o se sono solo io unico. Quanta strada mi sembra.
puttana avrà fatto batta lì. Guardiamoci. Non copi. Guarda lì. In cima ti trovi uno che c'ha sta siepe lì, non ci dice nulla, però bello, niente, non ammazzassi. E vediamo dove ci porta sto sentiero. Abbiamo pedalato parecchio. E finora abbiamo inquadrato soltanto del mare a strapiombo. Vediamo cosa c'è alle spalle del mare a strapiombo. Sono anche una bella montagnola, a cui il nome è Monte Argentario. Sulla cartina sembrava più corta, sembrava più piccolino, però ci volesse una mezz'oretta a girarlo tutto. Invece ha voglia di pedalare ancora, non se ne vede ancora la fine. Questo è l'ultimo tratto che non è asfaltato. Allora metteremo così a parlare prima di volare sotto con una mano sola. L'altro chiaramente è bellissimo, tutto a strapiombo il mare. Mi dicono che non è asfaltato proprio per consentire un minimo di privacy ai ciclisti e non fa diventare Argentario una specie di circuito noto. In lontananza la mia centrale, non so se si vede, non si vedrà mai, la centrale elettrica di Montalto di Castro. Adesso si scende sto crinale, arriviamo a Porto Ercole, che è la galera, dove le zanzare d'estate brindano con l'Autan. Un po' nella civiltà. Asfaltata. E gira, e gira, 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 gira. Siamo arrivati alla conclusione del tour in questo spicchio bellissimo, si affaccia su Porto Ercole. Secondo la famiglia, batteria esaurita.
vediamo come si fa a tornare fino a Orbetello. Spedala, c'è un po' da fare. Stacco su questo golfo. Sa che c'è un ventaccio che non si sente niente, però vedo sullo sfondo Orbetello, che significa che abbiamo completato il giro. Siamo ritornati alla nostra casetta di osservazione, anche se non ci abbiamo il scavalletto. Fenicottero, stai. Abbiamo provato. Da segnalare che c'è anche il mare. Riprendiamo il tour per tornare verso Orbetello. Ci facciamo una striscia qui sulla caviglia, in modo che ci respiriamo un po' di arietta di pineta di laguna. La strada maestra. Andiamo il percorso inverso, quello fatto l'anno scorso, non meno bello, non meno apprezzabile. Questa cazzata. Vediamoci il retro e salutiamo gli spettatori. Venuto della laguna, torniamo un po' di scoppiacca che ti cacca. Andiamo un'altra ciclabile e ormai consueta ripresa panoramica, vento permettendo, adesso gelatino, riposino. One more time.